Ciao a tutti, ecco a voi un nuovo video. Ciao a tutti, oggi nuovo video haul di acquisti e di regali fatti che mi hanno fatto. Comunque, ultimi, proprio ultimi arrivati, che sono questi due pacchettini da Amazon. Che contenevano queste due cose. Sapete, due su Amazon, se mi ricordo vi lascio il link giù nell'info box. Una con il pannolino carino e una con la che sono tutti i brillantini che scendono. Non vedo l'ora di utilizzarle. Poi impacchiamo gli spazi. Sì. Altro pacchetto Amazon, se si vede, perché si apre così. Mi sono arrivate le spugnette, quelle Konjac, quelle che le bagnate si ammorbidiscono e vanno asciugate all'aria. Sono una al tè verde, una al carbone e una, non mi ricordo, un'altra proprietà. Sono sia per il viso che per il corpo. Io principalmente volevo utilizzarle per il viso e le ho trovate su Amazon in offerta. Tre spugnette. Avevo comprata una della Kiko ma non sapevo come utilizzarla, quindi è andata a buon fine. Altro arrivo da Amazon, ho preso questa qui che sarebbe la setta per riparare le unghie naturali. Quando vi rompete un'unghia mettete questa, la, non so se è autoadesiva, poi la limate e ripara per il momento la rottura dell'unghia. Adesso ce l'ho tutte corte, quindi quando mi si erano rotte sarebbe stato utile. Sempre preso su Amazon Silk Nail Wrap, si chiama, sarebbe la seta per le unghie. Poi ho preso da Tivoca, ho preso i dischetti struccanti, i cotonette, quelli quadrati, che mi trovo meglio con quelli quadrati che con quelli tondi ovali. Ho preso l'Ecos deodorante, che è molto carino, non vedo di utilizzarlo. Questo è al timo e menta, non l'ho mai provato, volevo utilizzarlo. E ho preso i rasoi, anche se sto pensando di mettere da parte i soldini per l'epilatore elettrico. Invece dalla Essence, nello stand di Marino di Essence, ho preso la All About Matte, che la mia l'ho praticamente finita, l'ho dovuta ricomprare assolutamente, e ho preso in offerta, che erano al 50%, questi due Metal Shock, che uno è sul viola e uno è sul rosa, solo che in videocamera sembrano totalmente diversi. Però questo è sul viola e questo è sul rosa, solo che in videocamera non si vedono, sembra marrone e grigio, ma non è così. C'era sul grigio scuro e sull'azzurro, ma non ho voluto tentare la sorte. Poi mia mamma mi ha regalato questi favolosi, tutti morbidosoni, calzini per casa. Non vedo l'ora di utilizzare, li ho presi da Lidl, sono della collezione Esmara by Heidi Klum. E poi
mia zia mi ha regalato un pochino di vestiti. Come sono anni che ci scambiamo i vestiti. Ciao zia. Mi ha regalato questa cappa che lei usava a lavoro e mi ha detto utilizza per le pulizie e finalmente la posso utilizzare perché ve l'ho fatta vedere. È una cappa di quelle che si infila dalla testa e si allaccia al fianco. Finalmente la posso utilizzare. Poi mi ha regalato, mia zia è in fissa con Zuiki, ha una passione per Zuiki. Infatti questa è di Zuiki, è di quelle che arriva che fa scoprire le spalle, con manica tre quarti, con tutte le rouge. Non è molto lunga, però non vedo l'ora di utilizzarla, visto che io sabato sera non so mai come vestirmi e il mio fidanzato si lamenta perché io mi vesto sempre uguale, ma va bene uguale. Uguale a quella, con fantasia diversa, mi piace un sacco, mi sento tipo Pocahontas. Sì, i miei amici mi chiamano Pocahontas per i capelli, ma io mi hanno sempre chiamato Pocahontas per i capelli, non è una novità, però è un complimento per dire che ho dei bei capelli lunghi. Poi mi ha regalato questa canottiera sempre di Zuiki, sì, sempre di Zuiki, nera, assomiglia molto a quella che mi ha regalato per il compleanno, quindi questa andrà nel reparto estivo, ma è molto carina, è fatta canotta sopra e poi dalla vite in giù si apre. Tutta nera non la vedete, però cercherò di farvi dei video outfit se vi interessano. Questa è uguale a quella però è blu. Non vedo l'ora di utilizzarle. Mi piacciono un sacco per Zuiki, mi piace tantissimo. Poi questa maglietta di Zara. Maglietta bellissima. Maniche lunghe. Molto morbida, molto tranquilla, che potrei tranquillamente mettere anche oggi. Poi altra maglietta di Amelie stavolta, molto carina, sempre totalmente nera e larga. Io e zia abbiamo i gusti molto simili, teniamo d'accordo perché abbiamo delle cose in comune. Poi questa è di non lo so, non c'è il cartellino, vediamo se c'è qualcosa qui. 1 2 3 1, non so la marca, però ha una Giorgio Jones, una farfallina piscina carinissima con i brillantini. È un cardigan, non neanche troppo pesante, due colori, beige e sembrerebbe blu o nero. Questo è molto utile perché il cardigan lo uso un sacco. Poi questa è leggerissima, quei capi spalla leggeri da mettere sopra i vestitini al limite, molto carino. Poi ti faccio velocemente per non annoiarvi, di Stradivarius, che io non ho ancora comprato niente da Stradivarius, questa maglia lunghissima, gigantissima, color marroncino e nera, righe corte, non vedo l'ora di utilizzarla. Poi questa è molto hot, diceva anche lei, molto hot, è una canotta di sempre di Zuiki, mia zia ha una passione per Zuiki, con tutta la
un'altra foratura lavorata, molto molto bella, molto sexy. Poi le mie adorate canotte, che ormai me le date tutte, queste qui estive con la zip, questa è in blu e c'è anche il rosso, me l'ha data gialla, rosa, bianca. Sono molto molto belle e d'estate sono comodissime. Grazie, grazie. Questa color rosa salmone, sempre quelle bluse molto leggere, molto sempre di zuichi, ottime ottime per l'estivo. Questa è sempre estiva lo stesso, credo, cercando di farvela vedere più fredda possibile per non annoiarvi. Poi eccola qua, sempre zuichi, altra blusa senza maniche, molto molto carina, molto fresca d'estate. E poi c'è il dilemma, sono tre paia di pantaloni, uno verde, uno nero e uno rosso bordeaux, che io devo provare perché sono in taglia L e sono, fa sempre di zuichi, quasi tutto zuichi praticamente, tranne Giorgia, John e Stradivarius, è tutto zuichi. Sono fatti così, con la zip sul fianco, e hanno una gamba dritta, molto carini. Devo provarli comunque, sempre zuichi. Così, bordeaux, neri e verdi, però devo provarli, se no devo trovare qualcuno a cui darli. Sono molto molto bellini. E niente, questi erano gli acquisti che ho raccolto ultimamente. Ho fatto altri acquisti, ma per quanto riguarda i regali, quindi vi farò un video, non so se di idee o dove comprare i regali, vi farò anche quello. Comunque il video ora è finito perché le buste sono vuote. Video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo, lasciate un like e un commentino, iscrivetevi al canale e azionate la campanellina delle notifiche. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!